Rosario Crocetto ha già Montagna Gebbia per cose più importanti, però ne approfittiamo per sentire la sua opinione su quello che avviene a Piazza Armenia. Il Partito Democratico nel 2008 è uscito alla grande con 13 consiglieri comunali, maggioranza assoluta in consiglio comunale, nel giro di qualche mese si è sfaldato, adesso è completamente diviso in due, addirittura ci sono due segretari, uno dell'area Lumia Crocetta cosiddetta e uno dell'area Crisafulli che ancora deve essere nominato, due congressi, insomma un teatrino a Piazza Armerina. Ma io sinceramente non sono per spaccare i partiti, in generale, figurarsi il mio. Io faccio un appello perché si possa ragionare in termini unitari e si possa trovare in termini di coesistenza e di rispetto reciproco fra le varie, diciamo, sensibilità, tenendo presente che non ci possono essere, non esiste una corrente Crocetta per intenderci, e io non sono contrario alla logica delle corrente. Sì, ma di fatto c'è però, Rosario, cioè, di fatto però la debbono superare, anche perché noi dobbiamo, io penso che i cittadini di Piazza Armerina si aspettano che tutto un partito, tutta una coalizione, i politici lavorano per il bene della città. È chiaro che ci sono sensibilità, modi diversi di concepire la politica, le scelte amministrative, però quando si è eletto un sindaco, e il sindaco è del proprio partito, non lo si può abbandonare in ogni caso. Va sostenuto da tutti e si aiuta ad amministrare bene la città. Poi dopo, alla fine dei 5 anni, si fa la valutazione e si dà un giudizio sull'operato di questo sindaco, e questo giudizio lo devono dare soprattutto poi i cittadini. Ma il partito non può essere continuamente la sede di una continua rissa e di continua divisione, per cui faccio un appello a tutti, diciamo, a tutte le forze in campo, perché cercano di fare ognuno un passo indietro per il bene comune. E se non lo fanno? Se non lo fanno sbagliano. E chi sbaglia paga. Ciao Rosario, grazie.